Andiamo a prendere la pupetta, la bambina, yeah. Ci siamo. Ma che macchina? È una Panda. Panda 4x4. Ebbene sì, signori miei, ho comprato l'8 e 12 Superfast. Ora, prima di andare a scoprire l'auto, eccetera, eccetera, facciamo un po' di chiacchiericcio sul perché l'ho comprata, perché sono passato da Lambo a Ferrari. La Lamborghini me la sono goduta veramente appieno, entrambe. Però c'è da dire, signori miei, che la community di Ferrari è un attimino meglio. Ragazzi, in Lamborghini sono tutti completamente tamari. È ovvio che volevo passare a qualcosa di più estremo, soprattutto perché su 800 cavalli V12 aspirato a trazione posteriore, vai su qualcosa di più estremo rispetto a una Huracan Evo. Volevo questa macchina estrema, mi piaceva, è stato un sogno per anni. Sì, fa un impatto della Madonna, ti fa godere veramente dal profondo, da subito, da quando ci sono entrato, una roba assurda. Il feeling di guida che ti dà è una roba fenomenale, veramente una roba fenomenale. E il V12 aspirato da 800 cavalli lo senti tutto. Poi farò anche un altro video sui costi, quanto mi costa mantenerla qui negli Emirati Arabi Uniti, perché fa abbastanza ridere. Ditemi che ne pensate nei commenti. Ora però basta chiacchierare e andiamo a scoprire l'auto. Giusto da cambiare le gomme. Ed ecco la pupina. La vediamo. La vuoi vedere? Dall'interno, guarda l'orologio preso settimana scorsa. 10 piglia. Ci abbiamo nero, rosso e giallo. Cioè, perfetto. Cazzo, identico. Carina? Poco, umile. Adesso la accendiamo. Bene ragazzi miei, abbiamo preso la bimba da Ferrari, ci siamo deliguati un po' in chiacchiere, solamente che c'è il tramonto, è un po' sera, praticamente una Batmobile, una roba folle, cazzo, è veramente una Batmobile, assurda. Configurazione colore, penso una delle migliori in assoluto, poi anche in tono all'orologio oltretutto, ha un sacco di rifiniture in carbonio poi oltretutto, la plancia, il manettino in carbonio, il volante in carbonio. Qui il dietro ragazzi, questo è il culo più sexy in assoluto che io abbia mai visto, uno spettacolo veramente. Che ne pensi? Bellissimo. Cazzo, assurda. Andiamo a provare un po' su strada, va? Andiamo un po' a smanettare per bene, no? Andiamo. Che ne pensi dell'auto? Se va? Bella. Spinge un po'. Sound comunque pazzesco, mi ci devo ancora un po' abituare. La macchina dentro assurda, no? Che dici? Sì, assurda. Assurda. Poi qui c'è anche il contagiri. Oltretutto qua c'è anche lo schermino tuo, guarda. Bellissimo. Madonna, senti come suona. Madonna mia. Cazzo, suona tantissimo. Che bestia. Si sente, proprio si sente. È aggressiva. Sì. Devo dire che rispetto al Lamborghini è molto più comoda. Anche ammortizzatori, un po' la seduta, tutto quanto. Poi abbiamo il manettino Ferrari che è assurdo. Che poi stavo notando che il minimo è sport. Cioè il minimo del manettino è sport. Poi abbiamo race, wet, bagnato. La rimozione controlli parziale. Poi abbiamo la rimozione controlli totale, che faremo qualche video. Lamborghini c'ha la plancia anteriore con tutto lo schermo e tutto quanto. Questa minchia è proprio sportiva da pista. Non c'ha un cazzo dentro. Cioè c'ha proprio le cose essenziali proprio per correre. Poi il posteriore si sente, si fa notare. C'ha veramente un senso di propulsione. Ti senti proprio in Formula 1 e c'ha un sound veramente cupo. Un V12 lo senti proprio il cambiamento. È un'altra roba. Anche a regimi minimi. Ma questo è nulla? È già pompa. Ma a regimi... Adesso quando è un attimo calda ci divertiamo un po', eh. Diciamo che Lamborghini è per i ragazzini, Ferrari è per gli uomini proprio. È da un metro. La classe, la eleganza. Sì, è molto, molto più elegante. È un pezzo anche da 90, un pezzo da collezione. Una soddisfazione unica veramente. Oltretutto anche le frecce di comandi sono praticamente tutti sul volante. Sto volante è assurdo. C'è anche il contagiri a LED, che poi non è scomodissimo. Gli ammortizzatori non sono eccessivamente duri. Stai comodo te, no? Senti comodo? No. Io mi sto registrando. Il sound è qualcosa veramente di devastante. Le emozioni che ti regala un V12 aspirato da 800 cavalli, penso che nessuna auto te le regala. Cioè è veramente una roba incredibile. Veramente una roba incredibile. E stiamo a bassi regimi. È una macchina ovviamente che devi saper guidare, perché è veramente difficile andare al massimo, soprattutto con i controlli off. Diventa un bel problemino se non la sai guidare e incominci a tirare forte. Ha una propulsione folle. Sei divertente, eh? È divertentissimo. Cazzo. Madonna. Cazzo ti tira dietro. La senti, eh? Sì.
Secondo me chi dice che i soldi non fanno la felicità è perché ha comprato l'auto sbagliata. Ha comprato la Panda. Non ve la prendete, si scherza, eh. Cazzo, siamo andati al McDrive primo giorno. Cazzo, ho sete, umiltà. 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 Umiltà sempre. Cazzo, era in bomba qui, eh. Ah, sì. Cazzo, è brutto. Andiamo a driftare un po' lì domani. Andiamo un po' a provarla per bene. Sono informato anche per la domenica per portarla sempre in pista. Dovrò fare un po' di carichi di gomme. Comprare un po' di gomme di ricambio. Costo? Costo delle gomme, ma poco. 2000 euro. 2000 euro. 2500 euro, 4 gomme. E vai una volta a settimana? Sì, calcolando un set di gomme nuovo ti dura, penso, 4 volte in pista ti durano un mese. Top. Un mese. Uno stipendio in gomma. Stipendio in gomma. Stipendio in gomma. Un bello stipendio, tra l'altro. Un bello stipendio di una posizione grande da universitario che ha fatto carriera e nel suo picco. Noi andiamo a bruciare in gomma in pista. Mattina presto, io già sono uscito. Che come stai? Bene, abbastanza stanco. Senti gli uccellini. Vera, sì, fauna. Perché a Dubai c'è la natura. Qui nella community dove vivo ce n'è pure tante natura. Ed ecco qui la pupa, che sta un po' impolverando a Dubai. Sabbietta. Sì, c'è un po' di sabbietta. E questa è una roba comunque estetica. Una Batmobile anche da giorno. Non è proprio una stallona. Oltretutto ci ho fatto mettere anche la pellicola protettiva, trasparente. Non penso che la rapperò. Penso che sia perfetta così. Anche perché con rap diventerebbe da mare. È di classe, lasciala di classe. Di classe, così la lasciamo così. Quindi nulla, andiamo a vedere delle persone che devo uscire. Colgo l'occasione, blogghiamo e andiamo là. Un po' strapazzare in giro, va. Proviamo a fare un launch control, là. Vai. Nave spaziale. C'è anche uno spazio per i controlli. Sono cagato in mano. Guarda dietro il fumo. Cazzo. Madonna, le gomme si sentono. Minchia. Catroia. La polizia, c'è la polizia. Cazzo. Di gomma. Ed eccoci qui, ragazzi, guardate quanto siamo in tono, abbastanza spettacolare. Anche le rifiniture dell'auto sono folli. Abbiamo qui il volante che è in carbonio, anche qui dove abbiamo le manettine del launch control, delle marce, auto sequenziale, la retromarcia, e lì abbiamo l'estintorino Ferrari nello schermo. Qui questo volante, ragazzi, è uno spettacolo veramente assurdo, soprattutto per il discorso dei giri sul volante. Dietro abbiamo un bello spazio, qui abbiamo l'oghettino 812 super fast, ancora con la pellicola. E dietro questo qui, rispetto al Lamborghini, c'è molto molto più spazio rispetto alla Huracan, sia il modello vecchio sia la Evo, che c'ha praticamente uno spazietto piccolo. Qui abbiamo il cassettino, abbiamo delle retine dietro al sedile da mettere. Vi faccio vedere anche il cofano. Qui apriamo il cofano, tipo la ruota d'emergenza la devo far togliere. Questo è un cofano veramente, ragazzi, che è profondo e c'entra addirittura forse una valigia, quella insomma dell'aereo. Questa ruota la devo far togliere, la rotino di scorta, che non ci serve assolutamente a nulla. Qui ovviamente abbiamo tutti i tasti, qui abbiamo il manettino per regolare tutti i settaggi dell'auto, quindi abbiamo controlli totalmente off, abbiamo il bagnato, abbiamo lo sport, abbiamo la modalità race e qui abbiamo il discorso degli ammortizzatori, le frecce sul volante assurde, abbiamo le manettine in carbonio qui e qui abbiamo un po' di settaggi, qui abbiamo il discorso della radio, qui c'è lo schermo del passeggero. Qui anche le bocchette sono fatte veramente veramente bene. Qui abbiamo il discorso delle telecamere, il discorso del parcheggio. Qui si può alzare l'auto. Se c'è un dosso elevato, eventualmente potrebbe anche servire. Quindi nulla, ragazzi, ci vediamo nei commenti e noi ci vediamo oltretutto al prossimo video. Ciao!